Come sarà strutturato un box da 24 bustine di Lorcana? Cosa cambierà da un classico prodotto simile appartenente ad un altro TCG? E converrà acquistarlo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dall'arrivo del pre-release di Lorcana, l'intera rosa dei prodotti, Trove escluso, ha fatto la sua comparsa sugli scaffali di alcune fumetterie nazionali. E tra questi, ovviamente, anche i box da 24 bustine. Personalmente, quando mi è stato consegnato però, ho subito pensato... qui manca qualcosa. Ma che cosa? Prendendo come metro di paragone quindi un box di Magic... Ho immediatamente notato la differenza. Manca il cellophane che di solito avvolge la confezione. E questo non credo sia un bene, soprattutto per chi vuole mantenere i propri prodotti sealed, dato che, sì, se si vuole optare per una soluzione eco-friendly la cosa va più che bene, ma la pellicola non solo custodisce da polvere sporco la scatola con le bustine all'interno, ma funge anche come sigillo di garanzia, garantendo che il prodotto non sia stato manomesso in alcun modo. A differenza di qui, dove se si applica una certa pressione in alcuni punti dell'articolo, si riesce addirittura ad estrarre il contenuto rimettendo tutto al suo posto dopo aver svolto l'operazione, come se nulla fosse accaduto. E insomma, Ravensburger, la scatola dei puzzle sì e nel TCG no? Rivedrei questa decisione. Allora come fa a restare chiuso se non c'è protezione esterna Arconte? Attraverso una linguetta strap che è posta nella parte dorsale dell'articolo. Ma tralasciando le criticità del prodotto, concentriamoci piuttosto sul contenuto, che vedrà 24 bustine con 12 carte cada una farne parte. Riusciremo a trovare un Enchanted? Non ci resta che sbustarle tutte. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme cosa conterrà il box da 24 bustine targato Lorcana. Andiamo a dargli un'occhiata. Signori, eccoci con il box di Lorcana. Lo andiamo ad aprire subito strappando l'apertura. Prepariamo il box e partiamo immediatamente con la primissima bustina. Vediamo cosa ci riserverà questo articolo. Primissima bustina con tematica a tema Elsa. Intanto togliamo la carta qui dietro, questa qui servirà, poi vi farò vedere, a comporre un mosaico. E partiamo subito con Peter Pan, Spugna, Elsa, Mickey Mouse, Mufasa, Breck, Tritone, Mi hai dimenticato, Lilo, Mickey Mouse, Robin Hood bellissimo, spettacolare Robin Hood, ed Elsa, interessante. Molto interessante. Signori, allora, per chiunque mi abbia chiesto, per tutti quelli che mi hanno chiesto se le carte presenti all'interno del gift sono esclusive del gift, la risposta è no. Qualsiasi carta all'interno di Lorcana può essere trovata anche all'interno di queste bustine qui. Aladdin, Coconut Basket, Ariel, ottimo, Kronk, bellissimo Kronk, Musketeer Stabard, Ade. Per farvi capire, Ade, questo Ade qui si trova all'interno del gift set. Possiamo trovarlo anche all'interno delle bustine. E Ransack! Fantastico. Vi ho portato questo video mix tra un video e una live. Ma per farvi vedere il contenuto del box solo così potevo fare. Quindi appena avremo poi a disposizione una connessione un po' più stabile qui allo studio nuovo... allora inizieremo a livello settimanale, mi auguro, le live e torneremo praticamente a trasmettere senza problemi una volta ogni... avevo intenzione di farlo una volta ogni due settimane, però insomma il tempo a livello lavorativo è molto e quindi posso solo ed esclusivamente confinare una live il martedì, che vede al momento la pubblicazione degli shorts.
Izma, Solin Scimitar, Aurora, Beast Mirror, Luff, Kiftui, Ransack, White Rabbit's Pocket Watch, bellissima, questa mi manca all'interno della collezione, poi vi porterò anche un video dove vi spiegherò come completare la collezione attraverso dei passaggi mirati. Rapunzel, anche questa mi mancava, ottima, leggendaria, bellissima Rapunzel, mi è sempre piaciuta, e poi Develop Your Brain. Vi farò vedere poi, infine, attraverso anche un post di Instagram, qual è stato il pull odierno. Intanto manca solo ed esclusivamente un pezzo per il completamento del mosaico e vi faccio vedere, appena ho l'ultimo pezzo, come verrà. Maleficent e Mickey Mouse, questo è bellissimo, signori. Oh, Maleficent comunque, attenzione! Un'altra leggendaria, Maleficent, bellissima. Due leggendarie in due pacchetti conseguenti. Non male, signori. Promettente questo box. Molto, molto promettente. Ma, beh, niente male, niente male. Quello che cerco è Tinkerbell. Eccolo qua, l'ultimo pezzo, credo... Sì, ci siamo, signori. Credo che ci siamo. No, non ci siamo ancora. Mancano le forbici. Quindi Tangle, Stitch, bellissimo, Archimede, Stampede, Work Together, Simba, ottimo, Rapunzel, Elsa, Cappellaio Matto, Capitan Uncino, questa è bellissima, anche questa mi mancava in collezione, quindi ottimo, sto piano piano recuperando tutto, Plasma Blaster, anche questa mi mancava in collezione, perfetto, e poi Eye of the Fate, l'occhio del fato. Molto molto simpatica, occhio del fato, soprattutto per il mazzo che sto pensando di montare. Ne monterò uno, dopodiché, signori, per me sarà collezionismo puro l'Orcana. Niente di più, niente di meno. Escono le forbici? No, ancora no. Quindi continuiamo. Mickey Mouse, anzi Minnie Mouse, la riccia spiccia, Archimede, Tinkerbell. Questa non è quella che cerco, è quella che infligge un danno a tutti. Merlino, i Goons... La nonna, Cinderella, Ransack, chiedo scusa, Let It Go, molto importante come magia questa qua. E poi Zeus con Orazio. E continuiamo ancora una volta a sbustare. Che abbiamo sbustato prima? Sempre Mickey Mouse? Credo di sì, ma insomma, vedremo. Minnie Mouse, Sebastian, Jetsam, Genio. Develop Your Brain, Hercules, magnifico, Gramtala, Mickey Mouse, Starkey, Steal from the Rich, Jasmine, Lilo e Mickey Mouse, giustamente. Abbiamo la parte. Mancano ancora le forbici, signori, mancano ancora le forbici. Comunque, prima di continuare, queste sono le tre artwork, i tre artwork disponibili tra le bustine. Quindi avrete un artwork con Mickey Mouse, uno con Elsa e l'altra con... Maleficent, se volete magari collezionare anche le bustine di Lorcana, io l'ho fatto, poi vi farò vedere dov'è che le custodisco. Eccole qua, finalmente sono arrivate le forbici, quindi vi faccio vedere la punta delle forbici, vi faccio vedere come si comporrà infine il mosaico. Eccolo qui, mi manca la testa di Topolino, eccolo qua. Questo è il mosaico, signori, completo. Questa è l'immagine, scusate, mi sposto, facciamo un po' più di spazio perché se no ci sono io. Questo qui è il mosaico completo che va a formare Mickey Mouse, Brave Little Taylor. Insomma, dietro ovviamente ogni carta c'è il QR di Lorcana che vi riporterà al regolamento e così via. Continuiamo comunque, ah no, che continuiamo? Ho qui la bustina pronta, aperta. Ah, una spada! Idioti, ce l'abbiamo anche noi la spada! Ehi, è vero! Magic Golden, Captain Hook, Cut the Chase, Ursula Skeldron, The Beast is Mine, Lady Tremere, Scar e poi Iago. Molto, molto simpatico Iago. Mi è sempre stato simpatico Iago, non so perché. Già da quando era cattivo. Sarà che i miei genitori... Io ho un debole per i cattivi Disney. Sarà che i miei genitori mi mandavano a letto... Nel mentre il male era all'apice, quindi io praticamente riconosco soltanto il male all'interno dei film. Gaston, Hakuna Matata, Magic Broom, Sudden Chill, Filottete, Hercules, giustamente, Shet
altro molto interessante, Cinderella, Sinba, Ade, un altro molto bene, Genio e poi Abu. Scimmietta fedele del ladro fortunato. Fortunato sì, vorrei vedere, insomma, ha sposato l'ereditiera del film, quindi tanta tanta roba, fortunato lui. Signori, che bisogna dire, che bisogna fare? Continuiamo, Gaston, Spugna, Elsa, Genio, Aurora, Hercules, Donald Duck, Elsa, Flynn Rider, Be Prepared, Stitch, molto molto bene, questo Stitch per lo Stitch Turbo è fondamentale, una carta fondamentale davvero, e poi Paperino ancora, come potete vedere, potete trovare le carte sia nella versione vanilla che nella versione foil, un po' alla Pokémon maniera, con le carte normali e le reverse, quindi se volete magari masterare la raccolta, sapete che dovete praticamente avere entrambe le copie della stessa carta, entrambe le versioni della stessa carta. Scar, Healing Glow, Dottor Facilitator, Orazio, Jasmina con Aladino e Tigro, Pascal, il gatto, Hans, Tamatoa, bellissimo Tamatoa, straordinario Tamatoa, anche questo farà parte del deck che mi monterò, e poi Hey Hey. Bene bene, sto vedendo delle carte che mi mancavano e meno male che le sto trovando, perché altrimenti sarebbe stato un problema. Ma comunque quei passaggi che poi vi illustrerò nel video dedicato sarà obbligatorio farli se vorrete completare nel più breve tempo possibile la vostra raccolta. Uno dirà sì, vabbè, basta che spendi, e non è proprio così. Donald Duck, Beast Mirror, Occhio del Fato, ottimo, ottimo, Mickey Mouse, Bestia, Sinaba, Ursula, molto molto bene, un'altra leggendaria, e Ursula anche mancava all'appello, e Captain Hook. Signori, io vado alla ricerca non solo ovviamente di Tinkerbell da 26 euro tipo costa, ma anche dell'Enchanted, insomma qua dobbiamo fare jackpot, se no che stiamo facendo? Elsa, Control Your Temper, Maleficent, Tinkerbell, Magical Golden Flower, Captain Hook, Belle, Mi Hai Dimenticato, Bestia, Flotsam, Mulan, sempre del gift set, e poi Flynn Rider. Quindi come potete ben immaginare non ci sono esclusive all'interno di Lorcana, ma tutte le carte possono essere trovate praticamente ovunque. Solo che nel gift set hanno la foilatura, mentre qui sono potete trovarle sia foilate che normali. Scar, Timon, Dottor Facilitator, metti un attimo a fuoco, metti un attimo a fuoco, perfetto, Megara, Mickey Mouse, Tinkerbell, Occhio del Fato, Maximus, Smash, Jafar, bellissimo questo Jafar, meraviglioso, è un Jafar genio, bellissimo, la regina, stanno uscendo un sacco di carte che mi mancavano, questa è ottima come cosa, io su Monote, e poi Ursula, molto bene, una leggendaria, Ursula Foil, meravigliosa Ursula Foil. Sono davvero molto molto felice di come sta andando in questo momento questo box, perché insomma non è assolutamente male, ci sta regalando delle piccole emozioni. Mettiamo da parte sempre Pippo, Hakuna Matata, Magic Broom, Stampede, Flounder, Christoph, capitano della carica dei 101, è meraviglioso, Bifaddle, Gaspare, Moana, Crudelia Demon e poi lavorare assieme. Praticamente tra Moana e Crudelia Demon sono uscite due carte che fanno parte anche degli starter, rispettivamente, se non vado errato, quello verde rosso e viola, viola giallo, giustamente Moana è gialla. Goofy, Hey Hey, Freeze, bellissima, questa è veramente molto forte, Vicious Betrayal, Donald Duck, Fire the Cannons, Moana, Olaf, Jumba Kojimba, Scar, Capitan Uncino che vola, bellissimo, e poi Freeze, un altro Freeze, questa volta l'abbiamo trovato foil, quindi ottimo. Quante bustine mancano? 2, 4, 7, quindi signori, rito
apriamo questa qui con la Stvega e mettiamo le 6 da una parte. Siamo nel meno 10, signori, per il completamento dello sboosting di questo box di Lorcana. Peter Pan, Sinba, Jafar, Aladino, Jasmine, Fire the Cannons, Shield of Virtude, Befuddle, Mother No Beast, Belle, Bestia e Mickey Mouse Foil. Niente male Mickey Mouse Foil, molto molto carino. Quindi meno 5 con questa, signori, meno 5 e ci avviciniamo al completamento. Intanto fatemi fare un po' di spazio. Elsa, Healing Glow, The Wardrobe, Duke of Weselton, Maleficent, Cerbero, Coconut, Principe Philip, Donald Duck, così è meraviglioso. Poison Apple, fantastica, anche questa mi mancava, molto molto bene. Dai un morso. Grab Your Sword, anche questa è una carta che può uscire all'interno degli starter e ne esce una copia sola, quindi ottimo averne trovata un'altra. E poi Pumba! Grande Pumba Foil! Bello Pumba Foil! Sarebbe da fare una piccola raccolta, una raccolta nella raccolta, dove praticamente si prende Pumba, Timon e Simba Foil, Simba Cucciolo ovviamente, e poi anche adulto, perché no? Giusto per esporre qualcosa. Aladdin, Minnie Mouse, Jetsam, Orazio, Work Together, Goons, Paperino, Rafiki, bellissima, una carta straordinariamente forte. Dottor Facilitator Card, bene. Just in Time, molto molto bene. Un intero mondo, questa è una carta straordinaria, perché ogni giocatore scarta la sua intera mano e pesca 7 carte. Perfetta se magari vi trovate in ambascia di carte in mano, quindi ottima. E poi Maleficent, signori, Maleficent. C'è un'altra copia di Maleficent, molto molto forte, a costo 1, che ogni volta che va in quest dà 2 punti lore. E quella, signori, è una carta che nel viola è un must have, viene giocata tantissimo. Quindi ne mancano 3, Ysgotha's War, Pumba, Jafaro, Duke of Weselton First, Maleficent, Break, One Jump Ahead, Be Our Guest, Frying Pan, ottimo, Lantern, Ariel, molto molto interessante questa Ariel, e poi Stolen Scimitar. Sto cercando anche le Ariel blu, signori, sto cercando anche le Ariel blu, intanto qua fatemi sistemare un attimo il tutto. E qui si parte via 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 tutto e vai, mancano 2 bustine e 3 con questa. Aladdin, Minnie Mouse, Friends of the Other Side, carta straordinariamente forte. Principe Eric, Fond of Flames, Anna, Jasper, Do It Again, It's Not... Sì, Christoph. E Christoph, va bene Christoph. Non ho mai visto Frozen. Crocifiggetemi per questo. Non ho mai visto Frozen in vita mia, dovrò recuperarlo sicuramente, anche perché... Da come sicuramente avete notato, io ho alcune lacune per quanto riguarda le principesse Disney. Ho praticamente confuso La Bella Addormentata nel Bosco con Cenerentola, quindi capite anche voi che ci sono delle lacune che bisogna recuperare qui. Goofy, bellissimo Goofy. Donald Duck, proprio il... Oh, Mauris, ottimo Mauris. Molto molto forte, perché ogni volta che questo character va in questing... puoi giocare il prossimo item scontato di 2, quindi ottimo. E ogni volta che giochi un item puoi pescare una carta, quindi veramente, veramente molto, molto forte. Marshmallow e poi Plasma Blaster Foil. E signori, siamo arrivati all'ultima bustina. Mickey Mouse ci porterà fortuna, ci farà trovare questo Enchanted. Chiuderemo in bellezza questo unboxing. Lo scoprirete nella prossima puntata. No, no, scherzo. Lo scopriamo adesso, chi ci regge per la prossima puntata? Abu, Timon, Tinkerbell, Peter Pan, Mickey Mouse, Principe Eric, Rapunzel, Rafiki, Dottor Facilitator Card, Dottor Facilitator giustamente, Stitch e Pongo. Dai, non è andata male comunque, signori, non è andata assolutamente male. Questo è il pool di carte che abbiamo trovato quest'oggi. Ve le metto così, mamma mia, signori, proprio alla... Texas Hold'em maniera. Ci vediamo per le conclusioni. Il box da 24 bustine di Lorcana verrà venduto ad un prezzo indicativo di 180 euro.
Al suo interno potrete trovare 24 bustine di espansione del primo set, The First Chapter, che conterranno a loro volta 12 carte ciascuna. Prodotto ideale per chiunque vorrà intraprendere sia il lato collezionistico, disponendo di un prodotto sealed, o attraverso il completamento della raccolta di carte singole, che giocato, completando il proprio deck con il pool che si otterrà dall'apertura dei pacchetti. Prima di concludere, volevo ringraziare Fantasia Store per aver messo a disposizione l'articolo che abbiamo trattato in questo contenuto, e a proposito di ciò, in descrizione vi lascerò il link dove potrete acquistarlo. Il box di Lorcana di sicuro è un punto di partenza per iniziare a collezionare questo TCG targato Disney, e come già accennato in precedenza, avrà una funzione bivalente. Tenuto sealed come articolo da esposizione, valido per arricchire la propria collezione di box sigillati appartenendo questo alla prima edizione del gioco, e viste le pecche di confezionamento, procuratevi una protezione adeguata, tipo un case di plexiglass, magari ne parleremo in un video dedicato, o aperto, per completare la raccolta di carte singole. Spetterà a voi la scelta. Una cosa comunque è certa, anche solo per investimento cercate di ottenerne una copia. E voi acquisterete il box di Lorcana? E se sì, a quale scopo? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.